Una vera e propria esplosione di musica e di colori, una fantasmagoria che coinvolge il pubblico senza distinzione di età. L'arrivo a Trieste del Blue Man Group a Rossetti fino a domenica ha suscitato le reazioni che da anni accompagnano ogni spettacolo del terzetto, nato negli Stati Uniti all'inizio degli anni 90 e divenuto un brand internazionale. Lo show non ha una trama, gioca molto sul susseguirsi di immagini coloratissime e dal ritmo incalzante, uno spettacolo dove certamente nulla è lasciato al caso e che più di uno troverà fin troppo perfetto, ma avercene dei difetti come questo verrebbe da dire. La presenza del gruppo nel cartellone dello Stabile, seconda e ultima tappa italiana dopo Milano, rinsalda ulteriormente il ruolo di Trieste quale città privilegiata per un certo tipo di spettacolo, in attesa che arrivi a marzo il secondo grande evento musical della stagione, quel Sunset Boulevard per il quale è già aperta la vendita dei biglietti.